Quest'oggi a ForzaPescara.tv un calciatore del Pescara che non abbiamo mai intervistato in questa stagione, Marco Sansovini. Cosa ci tieni a dire a questi microfoni nuovi per te? No, infatti sono molto emozionato perché è la prima volta che ti vedo. No, e intanto faccio gli auguri, anche se già li ho fatti, a tutti i tifosi del Pescara, e gli auguri per un felice 2011, e sperando che possiamo toglierci tante soddisfazioni insieme. Parlando del 2010, in tanti valutano la tua annata sotto il profilo personale, sotto due aspetti. Chi la valuta positivamente, grande impegno anche se poco prolifico in zona gol, chi invece proprio per questa carenza di reti in modo negativo. Tu come la giudichi la tua annata? Ma può essere giudicata sì, in entrambe le maniere. Sai, un attaccante sicuramente viene giudicato 90%-80% dai gol. Io ho cercato comunque di dare tutto me stesso, l'ho fatto e sono riuscito insieme ai ragazzi a centrare l'obiettivo della Serie B, che era la cosa più importante. Quest'anno, sinceramente, per quanto riguarda il bottino di reti, sono abbastanza contento. Non è che non posso essere dispiaciuto, magari un pizzico di fortuna in più, potevo aver fatto un po' 3-4 gol in più probabilmente, però questo non mi preoccupa perché l'importante intanto è già farsi trovare in zona gol, e questo sotto il punto di vista personale. Poi sinceramente sotto il punto di vista collettivo possiamo solo che essere felici, perché subito la promozione è un campionato più che dignitoso fino a questo momento, dobbiamo essere solo contenti. Dov'è può migliorare ancora questo Pescara? Fare più punti possibili, più risultati. Adesso abbiamo trovato anche una vittoria in casa che ci mancava da un po', quindi probabilmente, ecco, i punti in casa ne abbiamo persi, abbiamo perso più di qualche punto in casa, e questo è un peccato perché l'Adriatico invece dovrebbe essere il nostro punto di forza. C'è un po' di rammarico per quel trittico di partite casalinghe dove avete totalizzato un solo punto e a giudicare della classifica con almeno una vittoria in più si poteva già sognare. Sì, più che sognare, avevi magari 3 punti in più, 2 punti in più, perché poi sognare non è che adesso a gennaio sono i 2 punti che ti fanno la differenza, i 3 punti che ti fanno la differenza. Erano sicuramente importanti per la classifica, e quindi ti sei riallacciato al discorso che ho fatto io, e qualche punto di troppo l'abbiamo lasciato in casa. Radiomercato parla di qualche richiesta che è arrivata al Pescara per Marco Sansovini, ma Marco Sansovini è blindatissimo, contento di questo attestato di stima oppure no? Oh, certo, contentissimo, ci mancherebbe, la mia società mi stima, e se ci sono richieste, come hai detto tu, perché io l'ho saputo adesso da te, dici di no a queste richieste, e questo mi riempie d'orgoglio. Dai, che lo sai anche tu che qualche richiesta da società del nord sono arrivata. No, mi è arrivata voce, ma ora sinceramente me lo stai dicendo tu proprio di persona, me lo stai dicendo tu, però di robe ufficiali assolutamente no. In avanti pare proprio che ci sia un nuovo arrivo, quello di Bucchi. Come pensi che le caratteristiche si integreranno, le tue con le sue? Ma io spero bene, è un attaccante forte che tutti conoscono, ha fatto tanti anni di Serie A a ottimi livelli, fa far gol, è sicuramente un giocatore importante. Qualcuno dice che la prossima coppia d'attaccanti del Pescara, ossia Bucchi e Sansovini, ricalca un po' una famosa coppia del Grosseto, dove uno dei due era Marco Sansovini. Ma è fisicamente. Sicuramente Bucchi è uno alto, forte fisicamente, quindi ipoteticamente con me si va a completare bene sotto il punto di vista fisico. In conclusione, qual è la promessa personale di Marco Sansovini per il 2011 al pubblico pescarese? No, promessa è che tutta la squadra darà l'anima per questa maglia, e promettiamo di non deludere mai il pubblico.